Professional Track qui a Sanremo, è venuto proprio il conduttore di questa edizione, anzi la quarta edizione del Festival di Sanremo, Fabio Fazio. Ti abbiamo visto molto accorto per presentare, diciamo, la tua visione di internet ai più giovani. Ma sì, ma sai, da padre, insomma, ovviamente abbiamo tutti le stesse preoccupazioni, cioè la sostanza è molto banale. Quando tu vuoi bene a qualcuno, gli auguri una sola cosa: di non sprecare la propria vita. Uno può fare tutte le scelte che vuole, a patto che A, non facciano male agli altri, ma soprattutto che non facciano male a se stessi, a noi stessi, a loro stessi, ai nostri figli, quindi ai ragazzi che ci sono. Uno può dire, non è che possiamo immaginare che non usino i social, eccetera. Devono sapere che cosa hanno in mano, esattamente come il volante di un'automobile. Devi sapere cos'hai, come guidarlo, e devi sapere che può farti male. Dopodiché io ho aggiunto ai ragazzi che secondo me questo ormai atteggiamento di svelamento di tutto di sé, di rivelare tutto di sé, non perché non abbia da nascondere, ma perché sono delle cose che fanno parte della propria intimità, che sono i propri pensieri o anche le proprie abitudini. Ecco, rivelarle così gratuitamente secondo me è profondamente sbagliato e anti, insomma, poco naturale, diciamo così, ecco. Una grande iniziativa, questa della Polizia di Stato, che sta girando tutte le città d'Italia proprio per presentare queste problematiche, appunto, ai più giovani, ma anche ai genitori, soprattutto. Ne sono consapevole, vi sono grato e penso, cosa che ogni tanto in televisione faccio, che forse dobbiamo fare di più, è proprio far ragionare su questo aspetto, senza cadere nel romanticismo, nel passatismo. Ti ripeto, bisogna essere consapevoli che il presente è questo. Però, insomma, spiegare ai ragazzi che non tutto ciò che accade, che è nuovo, è un segno più. È vero, aggiungi molto di te, racconti molto di te, ma togli anche molto a te stesso. Quindi c'è anche un segno meno, ed è un peccato.